Bene, adesso abbiamo visto la manutenzione sulla catena e adesso guardiamo all'interno della motosega per una manutenzione straordinaria. Prendendo la chiave inglese, apriamo i due dadi della sbarra e togliamo il coperchio. Importante qua già togliere tutti i residui della potatura. Per semplificare, abbiamo già tolto tutte le viti della motosega, adesso vado a togliere l'ultima. Prendendo la scocca e ci accorgiamo o vediamo subito tutti i componenti. Abbiamo gli attacchi della batteria che devono essere dissaldati della scheda di controllo, l'interruttore e il suo interruttore effettivo che andiamo a schiacciare. Il motore, la tannica d'olio e in più lo schermo LED. Tutti i pezzi che vediamo qua sono in ricambio e si possono anche ordinare singolamente. Questa motosega ha la lubrificazione automatica dove si vede qua la pompetta. Adesso andrò a smontare dei ricambi per farvi vedere come funziona. L'interruttore, semplicemente far leva con una vite e si riesce a togliere. Ha degli attacchi rapidi e non deve essere dissaldato. Anche qua, come su tutte le altre motoseghe, l'interruttore fa anche il fermacavo. Importante quando si fa della manutenzione di rimettere sempre i cavi nel loro passo cavi. Se è necessario dismontare o cambiare la pompa lubrificante, tolgo il serbatoio dell'olio e me lo trovo proprio sotto. In questo caso abbiamo il tubo che viene dal serbatoio alla pompa e dalla pompa poi alla sbarra che vediamo qua. Per smontare la pompa, tolgo questi due viti. Riesco semplicemente a toglierla. Per potete vedere, questa pompa è a ingranaggio e lubrifica quando gira il motore. Importante quando rimettiamo la pompa, controllare che i tubi non sono strozzati. Per quando rimettete la tannica, controllate per bene che i tubi non sono strozzati. Tutto il gruppo motore è un pezzo unico e può essere intercambiato. Basta togliere questi tre viti e si sfila tutto della scocca. Come ultimo abbiamo il ricambio anche di questo, lo schermo LED. Tutti i pezzi di ricambio sono a clip, tranne l'attacco della batteria che è da dissaldare. Quando chiudete le scocche della motosega, prestate attenzione di non pizzicare dei cavi. Ecco, ora rimettiamo tutte le viti e chiudiamo per bene le scocche.
Bene, adesso abbiamo finito a montare la nostra motosega, tensionata la catena e siamo pronti per l'utilizzo. Adesso puoi proseguire il tuo percorso trovando più informazioni, accessori o funzionalità del prodotto.